Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Prima di tutto vi do il mio indirizzo, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, primo discorso è il sito internet. All'inizio facciamo un po' di comunicazione, diciamo così. Il sito internet che è stato aperto dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che ha lo scopo praticamente di tenere in contatto, di costruire un circuito di discussione anche fra persone anche distanti. Cioè, stiamo tentando di coinvolgere i pagani di tutti gli altri gruppi che sono esterni alle onde radio, per esempio fuori dal Veneto, presso le altre città. E questo sito è il sito che lo potete trovare su internet, http://utenti.tripod.it/studipoliteisti/index.html. E c'è un circuito di discussione, una mailing list alla quale ci si può iscrivere e ci si può anche non iscrivere e anche cancellare, non c'è problema, dove si possono mandare dei messaggi o ricevere dei messaggi. Per iscriversi alla mailing list è http://www.listbot.com. Quando si è iscritti alla mailing list basta paganesimo chioccio a listbot per entrare, per cui dopo diventa molto semplice. Quando ci si iscrive alla mailing list, da quello che mi ha detto Francesco, prima ci si iscrive, poi il sito, che è un sito in America, questo credo sia un sito americano che gestisce la faccenda, fa la richiesta a chi ha chiesto l'iscrizione se effettivamente vuole iscriversi, cioè che non sia uno scherzo. Se una persona risponde sì, mi iscrivo, gli dà il suo ok e viene automaticamente iscritto. Per cui ogni volta che mettiamo qualcosa nel sito, dei documenti, dei volantoni, dei libri, eccetera, vengono automaticamente ritrasmessi a tutti gli altri. Posta elettronica. Per la posta elettronica per inviare è studipoliteisti@licosmile.com, per cui c'è anche questo indirizzo di posta elettronica che si può usare, email. Bon, detto questo, ricordo la festa di domenica, la festa della poesia, poesia New Age a Campo Fiorito, a Covolo di Pederoba, il mattino incontro con la natura, canti e meditazione per chi ne ha voglia. Pranzo in parte al sacco e in parte preparato sul posto dagli organizzatori. Il pomeriggio, poesia New Age. Il tutto è organizzato dall'Associazione Culturale La Criola. Per informazioni, telefonare al numero 04 23 64 394. Vi ripeto il numero di telefono 04 23 64 394. L'appuntamento è alle ore 9 presso la sede dell'Associazione La Criola, ma se qualcuno dice che l'Associazione della Criola è in via Giuseppe Segusini 21 a Covolo di Pederoba, se qualcuno dice per me le 9 è troppo presto, io arrivo più tardi, beh, le indicazioni sul posto, che è a circa 1,5 km di distanza, è un grande prato. E si hanno proprio presso la sede dell'associazione. L'associazione, ricordo, via Segusini 21, Covolo di Pederoba. È circa 1,5 km di distanza. Niente, io penso che arriverò sicuramente a quella festa a fare il picnic e tutto il resto, sempre che non diluvi. E alle 9 probabilmente non ci sarò, arriverò abbastanza più tardi, insomma, delle 9. Comunque arriverò anche perché così per fare due chiacchiere, per stare con degli amici, per sentire anche le poesie dei nostri amici poeti. Boh, detto questo, l'appuntamento invece, l'appuntamento che per me è importante e anche per chi vuole partecipare, è per agosto sull'altopiano di Asiago. Vi ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito. Vediamo un attimo. Sì, pronto?
Comunque, sì? Ah, per cortesia, Ferdinando ancora là? No, 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 arrivederci, salve. Scusate, ma vabbè. Niente, l'appuntamento importante è ad agosto. Agosto sull'altipiano di Asiago, per chi vuole partecipare al rito che teniamo in agosto. E ho già raccomandato alle persone intanto di mettersi in contatto personalmente. E in secondo luogo ho chiesto alle persone di preparare un mazzetto delle piante che preferiscono, cioè piante aromatiche che preferisco. Non serve un grande mazzetto, un mazzetto praticamente è l'unione del pollice con l'indice e una lunghezza di un 15 cm. Raccogliere quelle piante, farle seccare e niente, dopo le bruciamo tutti assieme. Insomma, serve un mazzetto, non serve una grande, cioè non dobbiamo fare un falò, dobbiamo fare un piccolo fuoco sacro. E il senso di tutto questo è la preparazione, la lustrazione che dà la persona, la preparazione che fa la persona per arrivare là, cioè preparare questo, e in questo la persona mette se stessa, cioè mette le cose che gli piacciono, i suoi desideri, le sue passioni. Naturalmente se qualcuno alla piantagione, alle piante aromatiche in casa, bene, o le coltiva, altrimenti basta andare al supermercato, si prendono le piante aromatiche che interessano, li si fanno seccare e va benissimo, cioè non ci sono regole particolari. La regola fondamentale è la passione della persona. E sull'altipiano di Asiago, per le persone che verranno, che dopo penso che regalerò un opuscolo su spiriti e dei nel paganesimo, che è quello che sto preparando adesso. In pratica cosa è successo? Che una lettera che mi ha mandato Pietro da Vicenza mi ha stimolato per dire, ma insomma, chiarisci un po' sui discorsi con gli spiriti, rapporti con gli spiriti, rapporti con gli esseri di energia. E questo mi ha costretto a lavorare. Subito volevo fargli una lettera di risposta, dopodiché la lettera va avanti, insomma è venuto fuori un piccolo tratterello che diventa abbastanza importante, per cui diventa un opuscolo che dopo regalerò sull'altipiano di Asiago e poi leggerò qui in radio, oppure se lo finisco prima comincerò a leggerlo qui in radio. Per cui l'appuntamento è per agosto sull'altipiano di Asiago. Naturalmente il posto e il luogo di incontro e di appuntamento viene dato a voce, viene dato alle singole persone, perché è una cosa abbastanza riservata, cioè non è una cosa segreta, però è riservata, cioè è giusto che le persone che vengono siano protette dalla curiosità, insomma, dalla morbosità delle altre persone. Bon, detto questo, ricominciamo la trasmissione di oggi. La trasmissione porta avanti quelli che sono i discorsi sugli oracoli caldaici, no? I frammenti che ci sono rimasti da Proclo e che vengono reinterpretati attraverso la stregoneria, cioè la stregoneria reinterpreta gli oracoli caldaici e rimette in piedi un percorso diverso. Siamo arrivati al frammento numero 38 della serie che stiamo trattando, se qualcuno interessa poi gli dirò anche che serie è. E il frammento 38 dice: intime intuizioni del Padre sono queste, e verso di esse si volge il mio fuoco. Qual è il mio fuoco che si volge verso le intime intuizioni del Padre? Qual è il mio fuoco che si volge verso le intime intuizioni di necessità e intento? La mia necessità e il mio intento trasformati dal mio volere, la mia volontà. Chi si rivolge a necessità e intento è la mia coscienza di sé, che volgendosi all'intuire che la circonda lo riconosce come intuibile ed agisce per il proprio sviluppo. Quali sono le intime intuizioni di necessità e di intento a cui mi rivolgo? Delle altre coscienze di sé, la cui caratteristica non è quella di essere coscienze di sé dell'essere natura, ma di essere tensioni che attraversano l'essere natura e dalle quali posso attingere, i guardiani del divenire umano. Perché sono un essere umano e la mia specie non ha riprodotto soltanto fisicamente se stessa, ma ha costruito le tensioni all'interno dell'essere natura attraverso le quali garantire il divenire dell'essere umano.
I guardiani dell'essere umano sono tutte quelle forze che concorrono a garantirne le trasformazioni. Sono tutte quelle forze che solo garantendo le trasformazioni agli esseri umani garantiscono le proprie trasformazioni e il proprio divenire nell'eternità. I guardiani del divenire umano sono dei guardiani del divenire dell'essere natura. Vi ricordate, vi ho già parlato in ciò che porta a diventare eterni nella legione romana, dei guardiani del divenire umano ne abbiamo già accennato. Gli esseri della natura non sono soltanto esseri fisici, ma sono tensioni di energia vitale, delle forze che percorrono il pianeta, e queste forze sono attraversate da tensioni che non hanno rappresentazioni fisiche, ma che sono tensioni di energia vitale. Il fatto di non aver rappresentazioni nel piano fisico non per questo non interagiscono con questo e non garantiscono lo sviluppo di cui abbiamo percezione nel piano fisico, perché questo garantisce il loro esistere. Sono intime intuizioni, perché i guardiani agiscono sull'intimo degli esseri umani. Non si manifestano come rappresentazioni enfatiche, ma attraverso un sottile intuire che manipola il sentire e l'intuire dell'essere umano. Verso di loro si volge il mio fuoco, perché da loro il mio fuoco trae nutrimento. Traendo nutrimento dai guardiani del divenire umano, io fondo il mio infinito, alimentando necessità e intento che crescono dentro di me, volontà nella direzione del mio mutamento. Nello stesso tempo il mio intuire alimenta i guardiani, li rende forti e attenti nel cogliere le loro opportunità attraverso le quali fondare il loro cammino nell'eternità dei mutamenti. Dunque è verso di loro che si volge il mio fuoco, sono le intime intuizioni di necessità e intento sulle quali si riversa il mio fuoco. Io devo essere attento a tutte le necessità e intento di tutte le coscienze che mi circondano, di tutte le tensioni che mi circondano, e devo volgere il mio fuoco, cioè la mia consapevolezza, il mio essere, a tutti gli esseri che mi circondano e con loro costruire delle relazioni con le quali costruirmi. Devo raccogliere la conoscenza, la consapevolezza, devo costruire il mio cammino nell'infinito dei mutamenti. Questo concetto è impossibile per un cristiano, perché per un cristiano non è circondato da intuizioni, non è circondato da coscienze e consapevolezze alle quali può rivolgere la propria coscienza e la propria consapevolezza. Un cristiano attende solo il volere di Dio e la morte del corpo fisico, che per lui è disperazione. E passiamo al paragrafo 39. Il nous paterno, nato da sé stesso, intuì azioni e in tutte le cose inseminò il vincolo dell'amore gravido di fuoco, perché infinitamente amando permanessero tutte e ciò che fu ordito dalla luce noetica del Padre non crollasse. In virtù di questo amore gli elementi del cosmo permangono scorrendo via. Il termine fondamentale di questo frammento è amore. Che significa amando permanessero tutte? Che significa in virtù di questo amore gli elementi del cosmo permangono? Che cosa significa amore all'interno degli oracoli caldaici? Il termine amore sta ad indicare la soluzione delle relazioni attraverso il potere di essere. Il termine amore sta ad indicare la relazione dialettica fra le coscienze di sé. Al veggente la relazione dialettica appare come opera di Eros. Quando due oggetti si relazionano non avviene danneggiamento di una delle due coscienze di sé, ma un reciproco arricchimento. È vero che ogni coscienza di sé, in particolare all'interno dell'essere natura, paga dei tributi all'oggettività. Le uova di storione non si aprono tutte. Molte coscienze di sé si cibano di essere storioni in potenza, ma nonostante questa visione soggettiva dell'essere umano, l'essere della natura nel suo insieme tende a costruire delle relazioni e degli equilibri tali per cui ogni specie al suo interno conserva delle possibilità di sviluppo. Per conservare questa possibilità di sviluppo una specie non si può appropriare dell'intero essere della natura, ma deve mantenere il proprio ruolo tentando sì di svilupparsi, ma nello stesso tempo mantenendo e alimentando quelle regole del gioco che di fatto ne limitano gli eccessi di sviluppo. Questa relazione dialettica, che può esprimersi soltanto attraverso delle relazioni nate dallo sviluppo del potere di essere della conoscenza, viene definita amore. Perché amore?
in contrapposizione all'appropriazione, che distingue il fare degli esseri sottoposti all'autoidentificazione col Dio padrone. Perché amore? Perché la relazione, anziché danneggiare, costruisce, arricchisce le coscienze di sé che partecipano alla relazione stessa. Il nous paterno non è creato, ma nasce da sé, si sviluppa come qualità delle trasformazioni dell'energia vitale cui è espressione e intuisce l'azione che lo porta a svilupparsi. Il nous è in definitiva l'insieme degli attributi che porta una coscienza di sé a crescere e dilatarsi. Il nous indica il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, l'intendimento, il sentire, la capacità di giudizio di ogni singola coscienza di sé. Le cose erano caratterizzate da coscienza di sé. La coscienza di sé è il fuoco che costruisce rappresentazione della stessa ed è piena di amore gravido quando la tensione di sviluppo del suo fuoco è la sua espressione nell'infinito dei mutamenti attraverso le relazioni dialettiche con ogni altra coscienza di sé. Permanere nell'infinito dei mutamenti e gravido di fuoco sta ad indicare le trasformazioni della coscienza di sé, che permette la sua permanenza nello sviluppo fino a diventare parte della coscienza di sé universale. Le relazioni dialettiche formano quell'intreccio di relazioni fra le coscienze di sé, il cui scopo è la loro trasformazione e la formazione della coscienza universale. Ma il nous universale è anch'esso informazione ed è questa la direzione di sviluppo del nous. Dall'inconsapevole si è generato un nous e questo nous che pervade le coscienze di sé dell'universo deve tendere a svilupparsi nella direzione in cui quel nous è nato. Si sarebbe potuto formare nell'universo un altro pensiero, altre intenzioni, altri progetti, altri scopi, altri intendimenti, altri modi di pensare e sentire, e invece nell'universo si è formato una specie di stampo di nous che, nato con le prime coscienze di sé, si è adattato ai singoli bisogni generati da necessità delle singole coscienze di sé nelle diverse situazioni in cui sono divenute. È la relazione dialettica come incontro del potere di essere di ogni coscienza di sé che permette a queste di la permanenza degli elementi del cosmo che seguono la loro infinita corsa nell'infinito dei mutamenti. E questo è il concetto di nous e il concetto di nous paterno nato da sé. Ed è importantissimo questo nato da sé all'interno dell'intero paganesimo, perché il paganesimo parte, ricordo sempre che non rispondo al telefono e comunque in ogni caso finché non è ora. Il nous paterno nato da sé è l'essenza stessa del paganesimo. Perché questo? Perché il paganesimo parte dal fatto che tutte le forze della trasformazione, tutte le forze del divenire, tutte le forze della formazione della coscienza, della consapevolezza, degli esseri della natura, del brodo primordiale, ha in se stesso le qualità attraverso le quali costruirsi, ha in se stesso gli elementi fisici, psichistici, etici, morali attraverso i quali trasformarsi. Non vengono dati dall'esterno, non c'è una potenza creatrice, una volontà esterna creatrice. Ci sono soltanto le forze della trasformazione e le forze della trasformazione appartengono esclusivamente agli oggetti o agli enti che noi percepiamo. Chiaramente noi siamo limitati, cioè il nostro nous, il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, l'intendimento, il sentire, eccetera, appartengono a noi, cioè appartengono alla nostra sfera, e la nostra sfera è limitata, per cui noi possiamo chiaramente, anche se non pratichiamo magia o stregoneria, possiamo tranquillamente concepire il fatto che, essendo il nostro pensiero, la nostra intenzione limitato in noi stessi, esiste un infinito che ci sta circondando. Se l'infinito ci sta circondando, è ovvio che esistono altri nous, altri pensieri, altre consapevolezze, altri progetti, altri scopi con cui noi entriamo in relazione. Cioè, anche se io non riesco a concepire, oltre agli oggetti con cui entro in relazione, l'esistenza di altri oggetti, perché se li concepissi significa che in qualche modo li toccherei, però posso immaginare che il fatto stesso di aver fatto un percorso di dilatazione di me stesso, per cui incontrare coscienze e consapevolezze diverse da me, mi porta chiaramente a concepire che esiste uno sconosciuto talmente grande nel quale io posso muovermi, e in quello sconosciuto le cose si sono costruite da sé.
E questo è importante, e questo è perché noi possiamo entrare in relazione con gli dèi, è per questo che noi ci possiamo fare dèi, è per questo che noi possiamo dilatare continuamente noi stessi, perché le qualità della dilatazione, le qualità della trasformazione, gli elementi che portano al divenire eterno appartengono agli oggetti, appartengono agli esseri, appartengono alle coscienze, appartengono alle trasformazioni dell'esistente. Per cui, se vogliamo, è una forma di materialismo dialettico, non è una forma di materialismo meccanicista e non è nemmeno una forma di trascendenza imposta attraverso la fede. Il trascendente c'è, ma il trascendente c'è rispetto alla ragione dell'essere umano, cioè alla sua descrizione. Non è trascendente all'intero essere umano. Ciò che è trascendente rispetto al feto non necessariamente è trascendente rispetto all'essere umano. Ciò che è trascendente rispetto all'essere umano in questo momento non necessariamente è trascendente quando alteriamo la percezione, anche se la forma della descrizione può variare. Per cui non esiste una cosa che noi non potremmo raggiungere. Attraverso le nostre trasformazioni noi ampliamo sempre il nostro raggio di conoscenza e di consapevolezza. Per cui il fatto che io riconosca l'esistenza di un trascendente rispetto alla ragione, devo riconoscere che quel trascendente in realtà è immanente rispetto all'essere umano, cioè mi sta circondando, e nella misura in cui lui può interferire in me, e stasera ve lo leggerò meglio questo concetto della trascendenza e dell'immanenza nella trasmissione dell'ora 19, nella misura in cui quello può toccare me, io in qualche modo, sia pure indirettamente, posso toccare lui. Per cui ricordatevi, questo, l'essere umano è un Dio nel paganesimo politeista, proprio perché gli oggetti, le qualità della trasformazione, le qualità dell'energia vitale, le qualità delle cose appartengono agli oggetti esistenti, cioè appartengono alla terra, agli esseri umani, agli esseri della natura, a tutti gli altri. Non esiste nulla fuori da questo. Il fatto stesso che io sia circondato da esseri di sola energia vitale è perché in parte dentro di me ho anche il corpo di energia vitale, sia che io lo plasmi con tutta la mia volontà, con tutte le mie, chiamando le cose col loro nome, sospendendo il giudizio, manipolando l'attenzione, eccetera, sia che non lo plasmi che aspetto di morire. Cioè anche un cristiano che è in ginocchio ha comunque un animus, cioè nel senso che è comunque animato, è un oggetto della natura, per cui ha un animus, ha una qualità di energia che, anche se la va distruggendo giorno per giorno, preghiera dopo preghiera, di fatto dico, lo potrebbe, se lui cambiasse la direzione, entrare in contatto con la vita. E il fatto che lui abbia scelto quella direzione dell'autodistruzione, quello è un problema suo. E passiamo a un altro elemento degli oracoli caldaici, no? È il principio 40, cioè il paragrafo 40. Principi che intuiscono le azioni noetiche del padre e le involsero in azioni sensibili e in corpi. L'energia vitale, date le condizioni specifiche nelle quali si trova a dover operare, intuisce che per obbedire ad intento deve adattarsi soggettivamente ad ogni oggettività incontrata. Ricordate sempre, nel paganesimo politeista, il concetto di libero arbitrio è definito in questo modo: il libero arbitrio è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove il soggetto che si adatta, attraverso l'uso della sua conoscenza, della sua consapevolezza, può scegliere meglio il modo di adattarsi. L'oggettività è quella che impone al soggetto il ventaglio delle opzioni nelle quali adattarsi. Però il soggetto, adattandosi alle opzioni dell'oggettività, lui varia quella che è l'oggettività, per cui amplia anche le opzioni in cui adattarsi. Per esempio, mio nonno, quando uscì dal brodo primordiale con vostro nonno, cambiò l'atmosfera terrestre. Da un tipo di atmosfera, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, cambiò la composizione dell'atmosfera terrestre. Questo suo adattarsi all'oggettività incontrata, che in quel momento era il tipo di atmosfera che respirava, ha portato al cambiamento dell'atmosfera, mettendolo nelle migliori condizioni per costruire la vita. Per cui ricordate sempre, il libero arbitrio è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove il soggetto può ampliare la conoscenza, la consapevolezza e adattarsi al meglio, può variare l'oggettività in cui agisce, in cui si muove, e costruire delle migliori condizioni, oppure distruggere anche l'oggettività, non ha importanza. E nello stesso tempo la relazione che viene costruita è una relazione divina,
perché la decisione del soggetto di adattarsi all'oggettività, di scegliere quell'opzione, è comunque un atto di volontà, è un atto di attraverso il quale si riconosce se stesso in quanto Dio. Per cui ricordiamoci sempre questa variazione, no? I principi sono queste forme di adattamento specifico nella soggettività all'oggettività che l'energia vitale incontra e nelle quali agire per costruire nuove coscienze di sé. Nell'essere natura le coscienze di sé possono trasformare l'energia vitale inconsapevole in consapevolezza soltanto trasformando il processo intuitivo all'interno dei corpi sensibili. Sensibili come noi esseri umani all'interno della ragione li consideriamo. Questo processo di trasformazione dell'energia vitale da inconsapevole a consapevole trae origine nel momento stesso in cui si forma l'essere natura di cui ogni essere vivente di essa ne è parte. Al veggente questa situazione appare come del tutto eccezionale e dal momento che il veggente è parte di questo processo di costruzione, tutto quanto percepisce dentro e fuori questo processo di costruzione viene descritto sempre mediante gli elementi che contribuiscono a costruire quanto del processo di costruzione egli è parte. Il noetico, che di necessità e intento di cui il veggente è figlio attraverso delle intuizioni trasferisce la possibilità della formazione della coscienza di sé in un nuovo modo, viene percepito come corpo sensibile. Ricordiamo sempre che il veggente percepisce cose diverse da quelle che sono il corpo sensibile, perché alterando la percezione è andato oltre la descrizione del quotidiano. Andando oltre la percezione del quotidiano ha assistito alla formazione di coscienze di sé gigantesche. Solo in un secondo tempo egli si accorge di essere parte di un processo specifico di formazione della coscienza di sé, che è quello degli esseri della natura di cui egli è parte. In quel momento percepisce i passaggi che sono venuti formandosi e che hanno generato l'essere natura di cui egli è parte. Lo sforzo di concentrazione di coscienze di sé, di continuare a svilupparsi, egli le legge come il trasferimento dell'intuito nei corpi sensibili e non può essere diversamente fin tanto che non vedrà quei corpi sensibili partorire il Dio. La volontà dell'essere della natura che si sovrappone alla necessità che lo ha generato è diversa dalla volontà che si sovrappone a necessità relativa a un essere di sola energia vitale. Le azioni sono diverse e spesso anche l'intento che viene espresso è diverso. Non solo gli esseri della natura espandono se stessi nell'oggettività che li circonda, ma a loro volta sono fonte di germinazione di altre coscienze di sé. Questo non avviene fra gli esseri di sola energia vitale, questi si espandono soltanto. Pertanto che cos'è che noi abbiamo in questo paragrafo? Abbiamo le intuizioni. Le intuizioni sono le azioni, in questo caso, sono le azioni di coscienze di sé gigantesche. Coscienze di sé gigantesche, per esempio l'essere Terra e l'essere Sole o gli esseri pianeti intuirono che stavano disperdendo una grandissima quantità di energia vitale nell'atmosfera. La nascita dell'essere natura, la nascita della natura sulla Terra, è servita all'essere Terra per impedire che una parte di energia vitale venisse dispersa nello spazio e costruire delle nuove vite. Le nuove vite dell'essere natura non sono altro che una coperta sull'essere terra che sfruttano l'energia vitale che dalla terra va nello spazio e che dallo spazio attraverso il sole o le stelle arriva verso l'essere terra. Non è altro che questo, cioè noi l'essere natura ha sfruttato questa possibilità, una possibilità che si è verificata con condizioni favorevoli, eccetera. Sviluppando questa possibilità ha costruito delle coscienze, le coscienze dell'essere natura che sviluppano se stesse nell'infinito dei mutamenti. Cioè, data questa intuizione che la Terra disperde energia vitale, è nata l'essere natura. Quando il veggente vede questo processo, egli lo scambia come principi che intuiscono le azioni noetiche del padre. Perché? Perché sono sempre le azioni di necessità e intento. Ma quando necessità e intento, l'energia vitale attraverso necessità e intento trova delle condizioni che sono favorevoli, e sono le intuizioni di coscienze gigantesche come la Terra e il Sole, germina la coscienza. Cioè l'energia vitale da inconscia passa allo stato di coscienza, diventa consapevole. Diventa consapevole nel nostro caso come esseri della natura e nasce l'essere natura. E questo è lo spettacolo cui partecipa il veggente.
Allora, cosa serve tutti i discorsi che stiamo facendo attorno agli oracoli caldaici? Servono a stabilire qual è la differenza che esiste fra una concettualità della creazione e la concettualità della germinazione, della nascita, della coscienza di sé. Questo stabilisce le regole fondamentali, perché quando noi abbiamo stabilito le regole fondamentali attraverso le quali viene a costruirsi la coscienza, viene a costruirsi la consapevolezza a livello universale, quando noi costruiamo la cosmologia, noi sappiamo cosa dobbiamo fare nella vita di tutti i giorni. E questa è la grande sfida che hai da fare. Anche se qualcuno dice, ma questi oracoli caldaici, sono pesanti, sono pedanti, sono ripetitivi, in realtà la sfida che stiamo portando è quella di costruire la concettualità dell'inizio della coscienza, dell'inizio della consapevolezza, perché da lì si costruisce la quotidianità. Voi mettetevi da questo punto di vista. Se io nella quotidianità ho Dio che mi dice cosa devo fare, o la Chiesa Cattolica cosa devo fare, e accetto questa come verità assoluta, io non posso far altro che obbedire a quel dettame. Se quel dettame io lo accetto attraverso un atto di fede o quello che volete, io non posso far altro che essere obbediente e ossequioso a quel dettame. Se io faccio delle cose diverse da quel dettame, significa che sono io malvagio, perché io non mi adeguo alla fede. Inverso è questo: se io dico che le coscienze di sé, che gli esseri umani, che l'essere natura diviene da sé e per sé, e ha lo scopo di costruire l'infinito dei mutamenti, cioè di costruire se stesso, allora le regole della vita quotidiana sono finalizzate a mettermi nelle migliori condizioni per costruire me stesso. Io devo assumermi la responsabilità, non posso essere obbediente, devo essere alleato. Cioè, se uno mi dice facciamo questo, io non devo obbedire a quello che lui dice perché lui è un'autorità o è un inviato di qualcosa, ma io posso allearmi a lui. Lui ha detto questo, a me sta bene, facciamo questa cosa. Non sono obbediente, ma sono alleato, perché riconosco me stesso un ente di diritto, cioè riconosco me stesso un individuo che esercita la propria volontà, le proprie determinazioni nel quotidiano, non sono più obbediente. Per cui ricordate che quello che stiamo facendo con gli oracoli caldaici non è astratto dalla vita quotidiana, non è astratto dalle cose di tutti i giorni, ma è fondamentale per partire alla costruzione delle cose di tutti i giorni. Cioè, non pensate che quello che io sto facendo adesso, che mi sto sgolando per parlarvi di oracoli caldaici e sto anche lavorando per scrivere tutto questo materiale, sia slegato alla vita di tutti i giorni. Forse io non saprò scrivere abbastanza bene, però ricordatevi che concepire in maniera diversa, concepire in maniera pagana quello che è la vita quotidiana, quello che è l'origine, la cosmologia, la nascita delle coscienze, significa variare i rapporti di forza all'interno della vita di tutti i giorni. Ricordatevelo questo. Dopo vi parlerò un po' anche di nuovi sistemi giuridici che stanno vedendo in questo momento. E passiamo all'oracolo 41. Intuendo le cose sensibili in quanto tangibili, punto, è brevissimo questo. Sono sensibili in quanto tangibili, evidenti in quanto appartenenti anche al descritto della ragione, e perciò non necessitano di nessun sforzo di alterazione della percezione per riconoscerli. Per individuare esseri di sua energia vitale è necessario alterare la percezione. È necessario un grande sforzo da parte del veggente, mentre per constatare la presenza di corpi sensibili al di là della loro descrizione e della loro realtà in sé, non è necessario nessun sforzo. Le cose si manifestano nella ragione. Anche la ragione deve essere sottomessa all'intuire e deve agire intuendo, in quanto anche fra le cose tangibili esiste uno sconosciuto nel quale la ragione si trova a dover agire. Una ragione agisce intuendo nel proprio sconosciuto quando continua ad allargarsi, intuendo e comprendendo gli oggetti che con essa interagiscono. E qual è il nesso fondamentale di questo brevissimo paragrafo? Il nesso fondamentale è questo:
le cose sensibili sono tangibili quando rientrano nella nostra descrizione, quando non dobbiamo fare degli sforzi della ragione, non dobbiamo uscire dalla ragione. Cioè, questa è un'automobile, è tangibile, la tocco, la vedo, la constato. Questo è un albero, lo vedo, lo tocco, lo constato. È la coscienza di sé albero che deve uscire dalla ragione per incontrarla, perché nella ragione non esiste la descrizione della coscienza di sé albero. Posso intuirla, posso pensarla. Cioè, ormai siamo arrivati a un livello culturale per pensare che l'albero è una coscienza di sé, ma per incontrare davvero la conoscenza devo andare fuori, la coscienza dell'albero devo andare fuori dalla ragione. Per cui le cose sensibili in quanto tangibili sono le cose all'interno della ragione, ma la ragione umana non è un oggetto in sé. La ragione umana tende a diventare padrona dell'essere umano, tende a dirgli all'essere umano: guarda che non esiste niente fuori da me, cioè io sono il massimo che tu puoi avere. Cioè, tu non pensare di andare fuori, anzi, mette a guardia tutta una serie di fantasmi per impedire all'essere umano di uscire dalla ragione. Questo fa la ragione umana. Ma l'essere umano cosa deve fare? Deve fare tutta una battaglia per prendere la ragione e sconfiggerla. Perché deve sconfiggere la ragione? Perché deve far sì che la ragione diventi uno strumento per sé. Anziché essere padrona dell'individuo, deve essere uno strumento con cui l'essere umano affronta la vita. E la ragione deve avere i contorni talmente labili da essere spostati ogni volta che l'essere umano scopre qualcosa di nuovo. Oh, ho scoperto l'America, adesso posso mettere nella mia ragione il concetto che esiste un'altra terra oltre il mare. Oh, ho scoperto la galassia di Andromeda, adesso metto nella ragione che esiste un'altra galassia. Cioè, la ragione deve essere pronta a dilatare i confini. Quando è che i confini sono fissi della ragione? Quando la ragione diventa volontà di Dio. Dio ha detto che il sole gira attorno alla terra e ti, porca vacca, non ti dici che il sole non gira attorno alla terra. Tu devi dire che il sole gira attorno alla terra. Non puoi dire diversamente. La ragione ha i suoi confini fissi, immobili. Mentre invece, quando l'essere umano mette la ragione al proprio servizio, la ragione ha confini labili. Allora, ogni scoperta nuova, ogni intuizione, ogni verifica che fa, magari sbagliando, magari dicendo castronerie, eccetera, però questa ragione si dilata, si espande, si evolve, si adatta a nuove scoperte. Questo è importante. Per cui la battaglia che fa l'essere umano per controllare la ragione e metterla al proprio servizio è la battaglia di oggi. Un giorno venne fatta la battaglia per riconoscere la ragione rispetto all'oscurantismo, ma l'oscurantismo non era altro che un uso della ragione che ne fissava i limiti entro paletti stretti, entro confini stretti. Rotti quei limiti, rotti i limiti dell'oscurantismo, la ragione ha potuto spaziare. Ma la ragione tende sempre a chiudere l'essere umano su se stessa, e l'essere umano deve riuscire a sconfiggere questo fare della ragione per mettere la ragione al proprio servizio. Questo è importante. E questo è un atto di stregoneria. E passiamo al 42, frammento 42. Per vincolo in amore stupendo, che scaturì per primo dal Nous, vestendo di fuoco il fuoco suo unificante, per mescolare i caratteri sorgivi e fondendovi il fiore del suo fuoco. Vestire di fuoco il fuoco, mescolare i caratteri sorgivi e fondervi il fiore del suo fuoco. Queste sono azioni attraverso le quali l'essere della natura genera un altro se stesso diverso da sé. Nell'universo, prima che nascessero le nature sui vari pianeti, questo non era mai avvenuto. E non rispondo al telefono finché non ho finito. Le specificità della formazione della coscienza di sé come formazione attraverso le trasformazioni dell'essere natura appaiono in tutta la loro grandezza e la loro sacralità al veggente, appaiono diverse e slegate dalla formazione della coscienza di sé di altre specie, quasi fossero una cosa diversa, una diversa sacralità, una sacralità che riguarda il veggente stesso. Quella sacralità, quel fare, viene rivestito di amore, perché è emozione che davanti a questo afferra il veggente.
gli esseri della natura sono legati da amore, sono legati da relazioni relative al potere di essere, quel potere di essere che le porta a legarsi reciprocamente per costruire un più grande e potente essere natura. Ma diventa un più grande e potente essere natura soltanto nel momento in cui il veggente alimenta il proprio percorso di dilatazione soggettiva nell'universo. Soltanto nel momento in cui ogni essere della natura alimenta i propri percorsi di dilatazione soggettiva. Necessità ed intento, trasferiti nel mondo sensibile, danno vita a coscienze di sé che germinano altre coscienze di sé. Oltre che tentare di dilatare e costruire se stesse attraverso un numero infinito di fasi e di trasformazioni, l'essere della natura che si dilata nel suo circostante e nello stesso tempo è fonte generatrice di altre coscienze di sé che alimentano e arricchiscono l'essere natura. Cos'è questo discorso che ho fatto in questo momento? Questo discorso è l'apparizione al veggente di un'altra situazione, di una situazione nuova. Cioè questo veggente che scrive questi oracoli scopre l'essere natura e scopre che l'essere natura ha delle caratteristiche diverse dai precedenti, questa natura o quella di un altro pianeta, non ha importanza, ha la capacità di generare nuove coscienze. Perché per esempio un essere umano un essere della natura, una pianta, un animale, eccetera, è superiore a qualsiasi essere di energia, a qualsiasi spirito, tanto per dirsi. Perché uno spirito, quando nasce, ha niente, cioè deve cominciare la costruzione di se stesso da zero. Quando nasce un essere della natura, nasce con tutto il patrimonio della specie. Per questo un essere della natura è infinitamente superiore a un essere di energia. E in questo paragrafo il veggente scopre le azioni dell'essere natura, scopre rivestire di fuoco il fuoco. Che cos'è questo? Il fuoco del genitore che riveste il fuoco del figlio o dei figli. Mescolare i caratteri sorgivi, sono i caratteri della specie che vengono mescolati al nuovo nato, che vengono dati al nuovo nato, e fondervi il fiore del suo fuoco. Cioè l'essenza del fuoco, l'essenza della germinazione, l'essenza che lo porterà a costruire l'essere luminoso. Questo è, in questo paragrafo, ciò che scopre il veggente. Bene, e finora chiudiamo con gli oracoli caldaici. E non pensate che gli oracoli caldaici, vi dico, siano slegati dalla vita di tutti i giorni, siano slegati dalle sfide della quotidianità. Gli oracoli caldaici sono l'essenza stessa della quotidianità. Essere sconfitti con gli oracoli caldaici significa variare la quotidianità. Scusate. Scusate, ma un po' d'acqua mi è andata di traverso. Cosa vuol dire questo? Per esempio, noi oggi, potete leggervi i giornali di oggi, no? C'è sui giornali di oggi che la Camera dei Deputati, credo, ha rimosso alcuni reati penali. Cioè alcuni reati penali sono diventati reati amministrativi, cioè reati punibili con una multa, no? È successo oggi, credo, e ci sono due cose importanti in quella modificazione che c'è stata. Per esempio, sparisce il reato di turpiloquio. Il reato di turpiloquio in realtà non avrebbe mai dovuto esistere. Il reato di turpiloquio è un reato che costituzionalmente non dovrebbe esserci. Che cos'è il turpiloquio? Il turpiloquio è quando io dico una cosa con un linguaggio scurrile, un linguaggio becero, oppure mi esprimo male o tiro porchi uno dopo l'altro. Questo è il turpiloquio. Ebbene, il reato di turpiloquio è sempre stato un reato che il più forte imputava al più debole. Cioè, tu devi parlare come si deve, tu devi usare il giusto linguaggio, tu devi usare questo. Ma questa è una porcata. Dal punto di vista costituzionale, la capacità di esprimere le idee di una persona è irrilevante
del modo con cui lo fa, cioè importante è esprimere le proprie idee, non il modo con cui fa. Bene, questo reato è rimasto nel codice penale fino all'altro ieri, ma questa è una grande porcheria. Vediamo un attimo, scusate. Sì, pronto? E questo reato è una grandissima porcheria, però è sempre rimasto nel codice penale per ricattare le persone che chiedono giustizia. Cioè, siccome la persona che chiede giustizia magari non aveva fatto università, era un poveraccio, era uno che non sapeva magari bene esprimersi, e una parola diceva e quattro bestemmie tirava per la rabbia che aveva dentro, eccetera, poteva essere tranquillamente accusato di torpiloquio. E questo è un caratteristico, è un reato caratteristico del cristianesimo. Se il cristianesimo deve mettere in ginocchio le persone, deve sottomettere le persone, e il reato di torpiloquio era un reato che permetteva di sottomettere le persone, di ricattarle. Bene, levato dalla camera. Sì? Pronto? Pronto? Ah, ciao. Pronto? Questo reato è un reato che veniva usato proprio per ricattare le persone, ed è un reato classico del cristianesimo. Cioè, il cristianesimo deve mettere in ginocchio le persone, deve mettere in ginocchio i più deboli, non riconosce nell'individuo più debole il diritto, cioè i diritti legali, un portatore di diritti, ma lo riconosce soltanto come bestiame del gregge. Bene, il reato di turpiloquio è un reato ricattatorio. Vabbè, la Camera l'ha levato, non sappiamo se lo leverà anche il Senato questo reato. Comunque è in ogni caso un passo avanti, soltanto che una volta cancellato questo tipo di reato, prima che si cali nella testa delle persone, cioè che questo reato non esiste più, dovranno passare 30-40 anni, insomma. Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao. Dicevo che è importantissimo questo che stai dicendo per me, perché mi sovviene che una persona non avrebbe neanche potuto esprimere, pensa alle proprie emozioni, le cose più intime, non poteva neanche esprimerle se non rientravano in quel vocabolario che la cosiddetta Chiesa o il potere politico o chi per esso imprimeva, imponeva a questa povera creatura che non poteva neanche esprimersi se non con il linguaggio consentito da queste persone acculturate. Questa è la peggior, la schifezza più grande è questa, che uno non possa esprimere lo stato d'animo che lui ha dentro e riportarlo alla luce in maniera di liberarsene quasi. Non ho altro da dire, proprio penso a queste parole, a questo che tu hai detto, come una liberazione veramente della persona vera che viene dalla natura e che indipendentemente dalla cultura possiede dentro una ricchezza immane che solo lui può sentire e con il suo linguaggio esprimere, anche se non conosce il linguaggio convenzionale. Ti ringrazio Claudio. Grazie a te, ciao. E un altro reato che è stato rimosso, che si tenta di rimuovere, è l'offesa a pubblico ufficiale, anche questa. Perché io dico stupido a una persona o stupido a un pubblico ufficiale e devo essere condannato per aver detto stupido a un pubblico ufficiale diversamente da come dico stupido a una persona? Cioè, il pubblico ufficiale si conquista il diritto al rispetto come se lo deve conquistare qualunque persona. Non è demandato da Dio a svolgere una funzione, ma è al servizio di un sistema sociale a cui deve garantire un lavoro. Il poliziotto non è demandato da Dio a fare il poliziotto. Il poliziotto è al servizio del sistema sociale e deve fare un lavoro per il sistema sociale. Non deve avere dei privilegi rispetto agli altre persone. Se io offendo una persona, devo offendere una persona come offendo un pubblico ufficiale. Pronto? Dimmi, dai, veloce. Sì, Alessandro, è molto difficile quello che è complesso quello che ci devi esprimere, perché se dobbiamo riferirsi a questione di ama il prossimo tuo come te stesso, fa parte della cultura umana. E per quanto riguarda il Dio, non credo che sia necessario spiegare
che ti rappresenti la forma di cristianità, perché il cristianesimo era istituito contro Gondolì, in realtà anche al musulmano, ma solo che mentre il cristianesimo è matriarcale, il musulmano è patriarcale. E cosa vuol dire? Vuol dire che le donne musulmane basta pagare che mangiare di fiori e ti compra quanti fiori che ti vuoi, mentre davanti è estraisa. Il discorso è che ti parli sempre di cristianità e di ateo, come se fosse un dio rovesso a quello che è cristiano ebraico. In realtà la vita, la ricerca della vita, non ha tempo a senso di badare se esiste l'opportunità di perfezione religiosa, che vuoi essere perfetti perché il mondo dipende da religione, vuoi essere perfetti. In realtà, la scienza greca non aveva idee, come si dice che aveva idee, ma pensava alla vita, pensava di moltiplicarsi, di salvare il simile, di amare il prossimo come se stesso. Dopo che c'è stato gli ebrei, che faccia a lui, e io ho messo una sua cultura, ma il discorso è che se ti te dici che l'autodistruzione è una cosa liberticida, però sentono la cultura cristiana, che se ti te immedesima la cultura, te ami la cultura, te vivi nella cultura, te vivi nella tua famiglia, nella tua società, nel tuo indole, te sposi il progresso e lo sviluppo conforme alla cultura. Però la scienza, se ti te chiarisci la scienza che sei nella cultura, ti fai la tua marcia, e non sei l'autodistruzione libera come ti dici, sei l'autodistruzione condannabile dal Dio assoluto, assoluto, che non se ne è, vai come cristiano e musulmano. Però se mi guardare i fiori, complicato se musulmano, che non fai cristiano, perché i cristiani sei da tutti. Grazie. Mentre dite che la cristianità nel pallino, perché ti dici che è quella romana, quella romana, in realtà tutte quante fandonie, perché... Va bene, dai. Ma sai, cosa, ti vuoi imparare ciò che ti devi imparare. Va bene, dai. Va bene, io muoio di sbagliare, mi ho sentito di tante, ma ti quante robe cristiane, ti quante robe convinte che ti il conto che sia potuto. In realtà l'ama prossimo tu come te stesso, il fatto principale che sta nell'uomo, nella sua umanità e nel Dio assoluto, no? In quel ebraico che bisogna sterilizzare o moltiplicarsi secondo il tuo permesso. Non c'è il mio permesso, ma vai, vabbè, non c'è il mio permesso dei romani, dei greci, dei latini, ti vuoi stare in mora. No, Alessandro, guarda, mi spiace, ma effettivamente non sei in tema. Vabbè che nessuna persona sei in tema, ma te mi fai che affermazioni che non riesco a ciapparle da nessuna parte. Sono incapace, lo so. Quando ti ascolto ho messo incapace. Va bene, allora, stavamo parlando del pubblico ufficiale, del reato di offesa pubblico ufficiale. Ed è un reato classico del cattolicesimo. Cioè, ti te fai quel che vuoi o mi so parò, mi son mandato da Dio, io rappresento l'autorità. E questo è un reato classico del cristianesimo, cioè l'offesa all'autorità. Ma l'autorità non è padrona nel sistema sociale dal punto di vista costituzionale, ma è al servizio del sistema sociale. Per cui avere dei privilegi per essere autorità è in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana. Bene, io ho 50 anni, se vuoi essere 50 anni per rimuoverlo o per cominciare a rimuoverlo, vabbè, insomma, esistono comunque delle sentenze, credo, della Corte Costituzionale che aveva già variato quel tipo di reato, aveva già dato un altro tipo di indirizzo. Comunque, per dirvi che se mi vedo gli oracoli caldaici, non è che gli oracoli caldaici siano staccati dalla realtà, ma dipingono esattamente la realtà e dipingono la realtà diversa. Che dopo uno dice, mi non vedo le connessioni o non voglio vedere le connessioni, questo è un altro discorso. Io non ho fatto
la rassegna stampa questa settimana, perché ho avuto vari problemi. Però qui ho un foglietto molto divertente che mia moglie è andata a Roma e me l'ha portato, lo stava distribuendo una vecchiarella ridotta male in metropolitana a Roma. Questo foglietto è Battesimo dei non nati.